Bisogna fare qualcosa per questo. Sei libero, ma devi ancora osservare la quarantena. Che vuoi dire? Non puoi lasciare il quartiere del Tempio. Stai scherzando? Teniamo ben d'occhio voi, Witcher. Ho sentito dire che siamo tutti uguali. Che c'è? Posso dimostrare di avere ucciso la cocatrice. Notevole. Eccoti 400 oren di ricompensa. Te li meriti. Come vanno le indagini su Salamandra? Pazienza, Witcher. Stanotte ti verrà spiegato tutto. Posso aiutare in qualche modo? Sta alla larga dai magazzini dei bassi fondi. È un caso delicato che non richiede la tua spada. Non ancora. I magazzini. Non vorrai andarci da solo. È un'operazione segreta, come vuoi che ci vada. Accompagnato da una squadra d'assalto in armatura pesante e da un trombettiere. Rilassati. Non sono un pivello. Ho qualche asso nella manica. Non ne dubito. Che vuoi dire? Non importa. Prenditi un giorno di riposo. Goditi la libertà e forse domani ti servirò le palle di Javed su un piatto d'argento. Vi occupate anche di mostri? Preferisco non sprecare uomini per questo. Pago chiunque uccida un mostro pericoloso. Devi soltanto portare le prove. Quale mostro offre la ricompensa migliore? Al momento il mio budget comprende una ricompensa per la cocatrice delle fogne e una pianta sanguinaria che uccide la gente nella palude. Hai ucciso la cocatrice. In nome di Refoltes ti offro un'amnistia ufficiale. Finalmente questa assurdità è finita. Prendi la tua roba dal baule prima che la rivenda. E ricordati la ricompensa per la testa della cocatrice. Vincent è sempre felice di ricevere un bel trofeo. Ah, finalmente posso rilassarmi. Fammi vedere un po' che cosa abbiamo confiscato. Equipaggiamento di buona qualità.
Non si passa di qui. Devo entrare. Dentro ci sono i pazienti malati. Non ti permetterò di diffondere la pestilenza. D'accordo, passa pure. Cosa abbiamo qui? Sono Geralt di Rivia. La tua leggenda ti precede. Come posso aiutarti? È qui che posso trovare informazioni. Un tempo lavoravo per i giudici Codringer e Fenn. Immagino siano una buona raccomandazione. Capisci bene che le informazioni hanno un loro prezzo. Ti pagherò. Sono tutto orecchi, Lupo Bianco. Sono interessato a quei tizi che indossano le spille dei Salamander. So un paio di cose su di loro, sebbene non mi dispiacerebbe sapere perché ti interessano. Azar Javed, il nome ti dice qualcosa? L'ho già sentito. Perché ti interessa? Il mio stivale ha fissato un incontro ravvicinato con il culo di Javed. Di solito le mie informazioni hanno un prezzo, ma è da un po' che lavoro su questo caso. È un fatto personale o qualcuno ti ha assoldato? Correrò il rischio di fidarmi di te. Un tempo a Visima viveva una coppia felice con un bambino di 10 anni. Un giorno il padre tornò a casa, ma non venne accolto dal figlio, dal cane, né dal profumo della cena. Non sospettò nulla finché non trovò il suo cane morto all'ingresso, ucciso con un dardo di balestra. Poi trovò sua moglie, inchiodata alla porta della cucina con una lancia. Invano cercò suo figlio dappertutto. I colpevoli non avevano lasciato alcuna traccia. Vincent Mice dovette chiudere il caso. Nessun testimone, nessun indizio. Tranne che per una cosa. 6 mesi più tardi venne ritrovato il cadavere di un mostro. Aveva occhi che sembravano ferite in putrefazione e una pelle bianca, scabra e irregolare. Tutti avevano dimenticato l'assassinio e la scomparsa. Quasi tutti. Vedi, il ragazzo scomparso aveva un sesto dito e il mostro morto aveva un identico sesto dito. Da allora il padre dedicò la sua vita a dare la caccia agli assassini della sua famiglia. Spero davvero che li trovi. Questo è ciò che sono riuscito a scoprire. Azar Javed è a capo di Salamandra. È più pericoloso di una fossa di Kikimor, ma sfortunatamente è oltre la mia portata. Ho già avuto un assaggio delle sue abilità. Nient'altro? Hanno preparato un'operazione su larga scala per condurre esperimenti genetici. Dei comuni criminali non avrebbero la conoscenza necessaria, né i mezzi. Chi lavora per Javed? Il capitano delle guardie, che ha abbandonato l'indagine, sparisce spesso di notte. Forse riuscirai a ottenere alcune informazioni da lui. È tutto? Le guardie cittadine hanno arrestato qualcuno con delle informazioni importanti. Guardie? Nei sotterranei? Sì. Trova il modo di interrogare quel prigioniero e apprendi tutto quello che puoi dalle guardie. Contaci. Le sue informazioni potrebbero essere inestimabili. Sai qualcos'altro sul prigioniero Salamander? Potrebbe essere uno dei capi, ma lo sapremo non appena l'avrai interrogato. Lo vedremo. Solo una cosa. Credo che qualcuno ti stia seguendo. Qualche suggerimento? Aspetta qui un attimo.
li renderà nervosi. Sorprendi chi vuole sorprenderti. Me ne andrò a mezzanotte. Il Witcher ci sta mettendo parecchio. Deve aver preso un'altra strada. Non importa. Così pare. Immagino che la trappola sia pronta. Già, occupati dei tuoi incarichi nel quartiere mercantile. Lascerò questa faccenda al nostro migliore agente. Thank you.
sono un ricettatore. Di cosa ti occupi? Di qualunque cosa abbia un certo valore. Dunque, che facciamo? Le guardie hanno trovato una spada da Witcher a casa tua. E cosa te ne frega? Berengar è venuto a trovarti. Non è la sua fottuta lama. Come fai a saperlo? Ho un'altra proprietà appartenente al tuo ragazzo. Un'altra proprietà? Già, vuol dire che non è una spada, capisci? Dunque, dove hai preso quella spada? Cosa ci guadagno io? Mi tratterrò dall'ucciderti. D'accordo. L'ho comprata da un uomo all'orso peloso. Descrivimelo. È il giocatore di dadi più famoso della città. Come hai avuto quella proprietà di Berengar? Da un mediatore. Dove posso trovarlo? All'orso peloso. Si chiama Coleman. Hai mai sentito parlare di salamandra? Sì, ma non ho idea di cosa vogliano quei rettili. Anfibi. Cosa? Le salamandre sono anfibi. Che agganci hai con loro? Non lo so. Fai affari con salamandra? Da dove ti è venuta questa idea? Come hai fatto a ottenere gli effetti personali di Berengar? Sono un ricettatore. Non chiedo a ogni ladro chi ha rapinato per avere ciò che vende. Salamandra ha un conto in sospeso con i Witcher. Berengar scompare e tutto ciò che aveva finisce in mano tua. Adesso cominci a capire. Berengar non vale niente per me. I miei fornitori potrebbero saperne qualcosa. Non sopravviverei a lungo in questo lavoro se vendessi merce nella cui ricettazione sono coinvolto. Ti credo. Innocente fino a prova contraria, immagino. Perciò diciamo che non sei tu per ora. Diavolo, che analisi astuta! Se hai bisogno di altre informazioni, passa a trovarmi e parleremo. Accidenti, merda! Diamine, è bello forte. Cos'è che è forte? Non sono affari tuoi. Ma io? Sei raffreddato? Vedo che non sai molto della vita. Abbastanza da sapere che il modo migliore di assumere il Fistek è ripiegare la pelle e spalmarlo. Dove? Dove puoi ripiegare la pelle, Jethro? Se mai dovessi comprare del Fistek da Coleman all'orso peloso, non dirgli che ti ho mandato io. Come mai il professore è stato rilasciato? Ah, amici potenti, lascia che ti dia un consiglio. Non dare mai fastidio a chi è più potente di te. Forse dovrei seguire l'esempio delle guardie cittadine. Liberare i criminali ogni volta che qualcuno mi agita un po' di soldi sotto il naso. Ehi, ricordati che sei ancora sotto il nostro controllo. Inoltre qualcuno ha pagato la sua cauzione. È stato tutto legale. Chi sarebbe questo misterioso benefattore? Non ne ho idea. Il denaro è stato trasferito dalla banca nanica di Vivaldi. È impossibile tracciarlo. Lascia perdere. Potrei finire nei guai se continuo a parlare. Ho alcune domande. Chiedi pure. Sai qualcosa su questo prigioniero Salamander? Perché dovrei dirtelo? Il capitano mi ucciderebbe. Forse potrei persuaderti. Della polverina potrebbe aiutarti. Ci vediamo.
il serpente sculapico. Quale idiota associerebbe mai il cambio della pelle con la medicina? Benvenuto, mettiti comodo. Finalmente mi hai trovata. Così pare. Come hai fatto a passare oltre quella vecchia strega? Quella dolce signora del piano di sotto? Mi rende la vita un inferno. Gli anziani sono fatti così. Almeno l'affitto è basso. I dottori guadagnano così poco, Temeria. La maggior parte si è trasferita altrove. Ma tu sei rimasta. Qualcuno doveva pur farlo. Ad ogni modo... Sì? Ho della celidonia. Hai la nostra gratitudine. Nessun problema. Se hai bisogno di qualcosa. Finalmente Luigi Geralt risponde alla mia chiamata. Ci incontriamo di nuovo. Ancora una volta ho bisogno del tuo aiuto. Per cosa? È un affare serio. Qualcosa che potrebbe diventare un pilastro dell'alchimia. Inoltre è collegato alla tua professione. Dimmi di più. Scusa, mi ero perso nei miei pensieri. Sono qui per l'annuncio. Hai del midollo di Algul per me? No, ma ho del sangue di Ghul. Ah, sì, trovato in campagna, vero? No, non importa. Eccolo. A dire il vero non mi serve più, ma ne troverò qualche utilizzo. Scusa, mi ero perso nei miei pensieri. Avevi un lavoro per me. Aiutami a completare il lavoro della mia vita. Nella foresta paludosa vicino a Visima Antica si erge una torre. Una principessa in cima e un drago ai piedi? Grazie, ma ne faccio a meno. Silenzio, per favore. Le leggende narrano che un mago e alchimista abbia costruito la torre. Niente principesse né draghi. Dunque cosa dovrei fare? Il mago è morto diversi anni fa e la torre è stata dimenticata. Il potere al suo interno ha attirato e distorto le creature circostanti. In breve sta generando dei mostri? Precisamente. Voglio esaminare con la fonte, Witcher, e scrivere una dissertazione che renda il mio nome immortale. Avrò accesso a segreti nascosti in quella torre per anni.
Sfortunatamente la torre è chiusa. Pagherò 1000 oren a chiunque mi aiuti a entrare. Vedrò cosa posso fare, ma sono sicuro che non sarà facile. Se fosse facile non avrei bisogno di te. Irrompere nel laboratorio di un potente mago è complicato. Dobbiamo raccogliere informazioni sulla torre. Dove posso trovarle? Dai racconti degli anziani e degli abitanti della palude, e anche dagli antichi tomi, la saggezza scritta è infinitamente più attendibile. Qualcosa di più specifico? Ci serve i portali segreti di Ran Sant'Alvaro e un trattato di alchimia, Ein Sofar. So che un nano possedeva una copia dei portali segreti. Il secondo libro è andato perduto tanto tempo fa e potrebbe essere difficile da recuperare. Durante la tua ricerca potresti testare la mia ultima invenzione, un cristallo che collega i luoghi di potere con il mio laboratorio. Ti permetterà di teletrasportarti, disgregando la tua essenza in miliardi di parti che viaggeranno attraverso la curva spazio-temporale. Mi trasferirà tutto intero dai luoghi di potere a questo laboratorio? C'è una piccola possibilità di errore, ma è davvero minima. Scusa, mi ero perso nei miei pensieri. Come ci arrivo nella palude? Oltre il cancello ovest raggiungerai il terrapieno che porta a Visima Antica. E poi? Poi troverai un traghetto che ti porterà nella palude. Il traghetto viaggia in entrambe le direzioni? Sì, c'è un porticciolo nella palude vicino al villaggio dei mattonai. Grazie. Scusa, mi ero perso nei miei pensieri. Scusa, mi ero perso nei miei pensieri.
Scusa, mi ero perso nei miei pensieri. Questa zona è abitata da artigiani nanici e artisti elfici. Sono 3 giorni che non mangio. Siamo tutti peccatori, ma il fuoco eterno consumerà i nostri peccati. Geralt, lieto di vederti. Dove stai andando? Al terrapieno. Non si può passare. Il capitano l'ha proibito. Perché no? Sono ordini del capitano. Parla con lui. Signori, non è questo il modo di trattare un eroe. Geralt, il Witcher che ha salvato Visima dalla terribile cocatrice. Un eroe? Beh, questo cambia tutto. È quasi uno di noi. In tal caso passa pure, Mastro Geralt. Verremo alla tua salute alla locanda. Grazie, Siegfried. Una sorpresa nelle fogne. Un cavaliere della rosa fiammeggiante, inzuppato di liquami dalla testa ai piedi. Lavoro da solo, ma non mi perderei mai l'occasione di vedere un cavaliere in azione. Devo dire che se l'è cavata piuttosto bene per essere un umano. È rara una simile riconoscenza. Sei quello di cui ha parlato Siegfried? Siegfried, il cavaliere delle fogne? Sei tu! Quella cocatrice ci ha dato problemi per un sacco di tempo. Ho sentito dire che è stato un combattimento duro. Era giovane ed è morta in fretta. Cosa ti serve? Puoi vendermi le tue merci
Gli amici di Siegfried sono sempre i benvenuti. Se vuoi comprare qualcosa, parla con il mio apprendista. Io mi occupo soltanto della forgiatura e degli ordini speciali. Salve, signore. Posso aiutarti? Sei l'apprendista del fabbro? Sì, signore. Pulisco la fucina, ravvivo la fornace, gestisco la bottega. Posso dare un'occhiata? Come desideri. Vesima può vantare un cattivo vicinato. Che ne dici di rilassarti un po', tesoro? Soltanto un po'? Dipende. Sono aperta a qualsiasi suggerimento. Parliamo un po'. D'accordo. Parleremo, ma mi aspetto di più. Bene, sorprendimi. L'amore è come una pera, dolce e proporzionata. Prova a descriverne la forma. Prova a mostrarmela. Non così in fretta. Ci siamo appena incontrati. Qualche lavoro per un Witcher? Alcuni uomini stanno importunando le mie ragazze. Occupati di loro e sapremo ricompensarti generosamente. Dove posso trovarli? Di notte frequentano 3 posti. Segnameli sulla mappa. Chi è là? È soltanto un Witcher. Soltanto? Geralt, salve. Cosa è successo? Una dimostrazione di forza. Hanno rotto una finestra e hanno sparato 3 frecce nelle budella di Coleman. Hanno usato dardi a punta dispersiva. Una specialità degli Avkar. Assolutamente illegali. Chi l'ha ucciso? Quei dannati scoiattoli. Ora la gente lo definirà un brav'uomo. Dirà che aiutava le vecchiette. Quegli idioti hanno iniziato a eliminare i loro nemici senza preoccuparsi delle conseguenze. Perché proprio Coleman? Una nota legata al dardo recitava:
mercante di morte bianca. Vendeva fistec ai bambini. E tu sai quanto dia dipendenza. Mi stupisce che abbiano agito in città. Ora che hanno le armi, si sentono forti. Qualche stolto ha accettato di fare affari con loro. Sospetto sia stato Arenbrock. Che tempi terribili. Punta a frammentazione. Entra nello stomaco intero ed esce dalla schiena in tre parti, lesionando gli organi interni. La specialità degli Ogre. Inutile contro i soldati in armatura. Si spaccano al contatto anche con l'armatura più leggera. Li usano per uccidere i civili, in modo crudele, come ammonimento. So da dove provengono le armi che hanno ucciso Coleman. Devo evitare queste situazioni. Restare neutrale, non farmi coinvolgere. Qualcosa da mangiare? O sei qui per un altro motivo? Quale altro motivo? Sul retro abbiamo un letto molto comodo. Che ne dici? È successo qualcosa di interessante da queste parti? I ragazzi litigano. Qualcuno scommette sul vincitore. A volte picchiano un visitatore. Una vera noia. D'accordo. Andiamo sul retro. Stavo scherzando. Mio marito mi taglierebbe la testa se lo tradissi. Che ne dici di correre il rischio? No. L'ultima volta mi ha picchiata così forte da farmi sputare un dente. Arrivederci. Ma mamma se la fa con i nani. Geralt! Sono anni che non ti vedevo. Non potevo crederci quando Zoltan mi ha detto che eri tornato. Sono io, Munro. L'esilio, la guerra. Tu, Zoltan e io li abbiamo aiutati. Non puoi essertene dimenticato. Come va la vita? Ma non posso lamentarmi. Ho un lavoro tranquillo e sicuro come butta fuori. E questo sarebbe tranquillo? Gli ospiti sistemano i conti tra di loro. È un posto tranquillo. Gli uccelli non sporcano mai il loro stesso nido. Qualcuno gioca a dadi qui? Io gioco a livello professionale, direi. Che ne dici di una partita? Senza offesa, ma gioco soltanto con i professionisti. Sfida Carmen nel bordello dall'altra parte della strada. Potresti volerti allenare un po' anche con Zoltan. Scommetto che la tua fortuna è impareggiabile ai dadi. Ho i miei alti e bassi. Ti propongo una partita onesta. Ti credo. Intuisco che tu sia un viaggiatore con grande esperienza. È un vero onore giocare con un uomo come te. Sono un Witcher. Non hai paura che io incanti i dadi? Preferisco perdere contro qualcuno di incredibile che vincere contro qualcuno di ordinario. Questi contadini scommettono soltanto cavoli. Un tempo giocavo contro un cacciatore, ma è un po' che non lo vedo. Credo che non lo vedrai più. Gli piaceva puntare alto, ma era piuttosto sfortunato ai dadi. Era sfortunato anche in amore. Ce lo dici tu. Una spada d'argento. Ti dice qualcosa? Perché me lo chiedi? Non ho tempo per le chiacchiere. Non offenderti. Dove hai trovato la spada? L'ho vinta da un giardiniere. Dove posso trovarlo? Nel giardino dell'ospedale Le Bioda. Bene, bene. Spade legate sulla schiena, capelli bianchi. Sei forse scappato da un circo? Hai anche tu esperienza con i circhi? Che lingua tagliente. Bravo ragazzo, cosa posso fare per te? Ora che Coleman è morto, chi può vendermi del fistec? Hai presente i salamander?
Spesso hanno del fistec, ma io non ti ho detto niente. Perché tutte queste scommesse? È uno dei divertimenti della gente comune. Due tizi grandi e grossi si sfidano e noi scommettiamo sul vincitore. E cosa ne ricavano i contendenti? Oro. Gli spettatori si fanno quattro risate, mentre i ragazzi si sfogano un po'. Se qualcosa va storto, i cani ottengono la cena. Salve, nano. Discriminazione razziale sin dalla tua prima parola. Come dovrei chiamarti? Ah, gli umani hanno tutto, noi niente. Non sono umano. Cosa saresti allora? Un Witcher, un mutante. In tal caso, scusami, sono Golan Vivaldi. Mio cugino Vimme Vivaldi ebbe il piacere di incontrare un Witcher. Un agente per il recupero dei debiti, a quanto pare. Sono Geralt, e non sono un agente per il recupero dei debiti. Cosa ti porta qui? Hai una copia dei portali segreti? Sì, ma mi dispiacerebbe separarmene. Insisto, stabilisci un prezzo. Così sia. Cosa ti porta qui? Sto cercando il capo di una certa organizzazione.
Sospetti di me soltanto perché sono un nano? Ho diversi indiziati, non solo nani. Che vuoi? Ti tengo d'occhio. Torna quando avrai finito di dire idiozie. Vorrei discutere di Salamandra. Perché? Il denaro per la cauzione del professore veniva dalla tua banca. Le tue calunnie mi offendono profondamente. Ma... generazioni di Vivaldi hanno costruito questa banca. E tu osi insinuare che il nostro denaro sia al servizio dei criminali. Fuori! Ti credo. Ho soltanto dei sospetti. Devo presupporre che tu sia innocente, per ora. Hai rifiutato i tuoi pregiudizi razziali e aperto gli occhi alla verità. Quando scoprirai il vero colpevole, dimmelo. Sono curioso di sapere chi è. Thank you.